Scusate se mi vedete con gli occhi così, ma sono fuori al terrazzo, ovviamente fumo come sempre che sto fumando e c'è un po' di sole, quindi mi dà leggermente fastidio, quindi per questo mi vedete con gli occhi così. Cioè, pare che questo qui ce l'ho un po' gonfi, pare, perché col ventilatore ovviamente la sera fa caldo quando si va a dormire, quindi ok. E niente, oggi è sabato e adesso mi alzo che vado dentro casa che c'è sto sole che mi sta dando fastidio, scusate. Adesso mi vedrete meglio, mi metto qua nel divano. Eccoci qua, mi vedete meglio. E scusate la mano. Vi stavo dicendo, sì, e oggi è sabato e mi viene a prendere Roberto, il mio ragazzo. Per chi non lo sapesse, per i nuovi iscritti, praticamente io sono fidanzata da 4 anni, ho fatto 4 anni il 3 giugno e lui è di Senigallia, Roberto, e quindi ogni sabato pomeriggio verso 3, 3 e un quarto, no, 3 e mezza, così mi passa a prendere che io come figlio dopo vado a casa sua, ormai sono 3 anni che vado su casa sua i fine settimana. E sto con lui sabato e domenica, dopo dipende, da domenica mi porta a casa o di pomeriggio o di sera, dipende, però adesso domani vengo giù il pomeriggio e finalmente sono contenta di vederlo, di stare insieme a lui, perché sono 2 settimane ormai che non vado su da lui, perché comunque lui mi ha lavorato, eccetera, eccetera. Poi sono anche un po' emozionata perché comunque sto facendo videovlog, anche se lo so che ne facevo a raffica, soltanto ecco, è stato un periodo che videovlog niente perché non c'era novità o altre cose da vloggare, insomma, eccetera, quindi non ho vloggato più e quindi sono un po' emozionata per questo perché tanto che un bel pezzetto, insomma, che non faccio i videovlog. E niente, farò il videovlog perché a Senigallia c'è sta il carteraduno. Il carteraduno sarebbe tutte macchine d'epoca di una volta che fanno vedere, che fanno tutto il giro di Senigallia, della cittadina, insomma. E fanno tutto il giro, e in più anche perché c'è sta il concerto di Francesco Gabbani, quindi andremo a vedere stasera il concerto di Francesco Gabbani a Senigallia, che lo fa proprio al centro di Senigallia, in città di Senigallia, e alle 10 inizia il concerto. E Francesco Gabbani sarebbe colui che canta Occidentalis Karma, che poi ha fatto la canzone nuova, quella estate, pure molto molto bella, mi piace veramente tanto, molto allegra, estiva, insomma, ecco. E mio figlio piace veramente tanto Francesco Gabbani, quindi più che altro ci vado per mio figlio, per farglielo vedere a lui, anche per fare qualcosa di diverso. Quindi sarà un vlog molto movimentato, sperando, perché comunque concerto, sai, poi lì c'è tanta gente, non solo il concerto, ma ci sta anche, ecco, ci starà anche, non so se ci sta le bancarelle, non penso, boh, non lo so, non mi ricordo, perché il carteraduno lo fa tutti gli anni d'estate. Poi adesso non so quando dovrà iniziare il Summer Jamboree. Il Summer Jamboree sarebbe che ci sono tutte persone vestite dell'epoca, non so, 80, 70, quelle robe lì che fanno dei concertini, c'è la musica, insomma, c'è tanta gente, tutti i negozi aperti, i bar, c'è la musica, vi ripeto, tante cose, c'è i giocolieri, insomma, tutte queste robe così, e quindi è molto molto carino il Summer Jamboree. E non mi ricordo adesso, inizia adesso a luglio il Summer Jamboree o agosto. Non mi ricordo, dopo sentirò Roberto. E poi quando inizierà il Summer Jamboree verrà Ermal Metal, quello che canta Vietato Morire, che pure quello mio figlio gli piace, quindi andremo a vedere anche lui. Anche a me piacciono tutti e due, comunque, sia Francesco Gabbani che Ermal Metal. Ermal Meta, no Metal, non mi viene Metal, vabbè, Ermal Meta. E ci piace tutti e due, quindi sono contenta di andarli a vedere tutti e due. Quindi stasera andremo a vedere Francesco Gabbani. Ieri c'è stato Max Gazzè, se non erro, e l'altro ieri alle 6 di mattina, pensate, proprio all'alba, è iniziato proprio alle 6 di mattina il concerto di Irene Grandi, sempre su a Senigallia, che c'è la rotonda, praticamente c'è una piazzola, insomma, diciamo che si chiama la rotonda, molto bello, molto famosa anche, penso, non so se qualcuno di voi la conosce, volendo potete andare a vedere su internet la rotonda di Senigallia, Marche, mettete Ancona, quello che vi pare, e vi scapperà sicuramente fuori, molto bello come posto anche. E quindi sia Irene Grandi, Max Gazzale hanno fatto il concerto lì e stasera alle 10 Francesco Gabbani farà il concerto lì sempre alla rotonda, insomma. Ed è molto bello e non vedo l'ora di andarci. Sarà pieno così, gonfio di gente, infatti non so se riusciremo neanche a vederlo, a farci un autografo, un qualcosa, ma mi sa che è molto difficilotto. Vediamo un pochino come si svolgerà la serata, insomma. Io comunque riprendo anche un pochino oggi pomeriggio, casomai non tanto perché mi voglio più soffermare a stasera. Adesso vediamo, insomma, bisogna vedere, dipende. Sapete voi che io
quando c'è la gente dopo è difficile che riprendo, quindi penso che riprenderò solo il concerto di Francesco Gabbani. Non lo so, non ve lo so dire, che dico così dopo poi se riprendo tutto, come poi se riprendo tutto, come poi se riprendo niente, però ovviamente faccio il vlog apposta per Francesco Gabbani, quindi praticamente quando inizierà il concerto Francesco Gabbani accenderò la telecamera del telefono ovviamente e riprenderò sperando di riprenderlo un pochino, anche di farvelo vedere. Adesso insomma vediamo come si svolge la serata, vediamo quante cose posso riprendere, se ce la faccio o meno, perché andando in giro col cellulare un po', come sapete tutti ormai, sono vergognosa e dice, non so, questa che è matta, mia perché niente di male, riprendi, faccio finta che sono turista, dai, che sono straniera. No, vabbè, adesso vediamo un pochino. Questi sono gli unghie che ho fatto, mi piace, questa è la forma ballerina, che poi l'avete vista sia su Instagram che su Facebook. Qua l'ho fatto così, questi sono tutti i prodotti per sulle unghie, ho usato il colore Puerto Rico, quello con i micro brillantini all'interno, e il Tropicana qua, e ci ho messo i brillantini, questi boreali, questi, e qui ho messo le paillette verdi, insomma così. In quest'altra mano invece l'ho fatta sempre col Puerto Rico, e su queste due dita ho messo Tropicana con questi brillantini qua. Qui ne ho messi tre, qua ne ho messi un po' di più, insomma. E niente, avevo voluto fare vedere le unghie, anche se già l'avete vista sia su Facebook che su Instagram alcuni di voi, però vabbè, così. Cos'altro dirvi? Niente. Qui c'è la Lady, la patata. Lady. Ciao, Pasera! L'ho rasata tutta, visto? Visto, ragazzi, l'ho rasata tutta perché non si poteva più prendere un sacco di peli. Vedi? Andiamo. Andiamo fuori. Biscottino. Ma si rotta, mia bella patatona. E niente, quindi ecco, andiamo a... È parecchio tempo che non faccio vlog, mamma mia, tanto. Tantissimo. Però vi ripeto, ragazzo mio, faticato, non sono andata più su di lui. Qui a casa non è che vlog vi faccio, niente di che, quindi... E niente, dai, io adesso vi saluto, vi mando un bacio, che adesso bisogna che vado a svegliare mio figlio che le 11 passate, dopo se no te vedo ancora a dormire. Vabbè, tanto dobbiamo andare al concerto, quindi alla fine vediamo un attimo così. Cioè, famo un giro prima o poi, quando alle 10 inizia il concerto, lo vediamo. E sì, adesso vado a svegliare mio figlio, intanto lo sveglio perché sennò veramente, cioè, questi altri giorni l'ho fatto sempre dormire, però oggi lo sveglio perché dopo lo sveglio. E dopo niente, preparo la valigia con calma. Valigia, per modo di dire, non è che metto tanta roba, ricambio il pigiama, vabbè, la vestaglia, basta, non è che è roba per mio figlio, lo ricambio che se sporca, eccetera, sapete i bambini. E niente, oggi pomeriggio niente, come al solito andiamo a Lidl a fare la spesa. Poi devo andare dai cinesi che vorrò comprare qualche pantaloncino per mio fiolo, vedo se scappa anche qualcosina per me, vedrò, insomma, poi vedrò. E se comprerò un po' di cosine per me, vedo se farvi un video haul, vedo se compro qualcosina, non... cioè i capelli qua. Non ne sono sicura che comprerò qualcosa, però vedo, insomma, dopo comunque tanto ci aggiorniamo, vi farò sapere. Niente, vi lascio e vado a preparare insomma tutte queste cose e a presto ancora, però intanto preparo, me non ci penso più, preparo la valigia e tutto, se i miei fioli e tutto. E niente, ci vediamo dopo, casomai quando mi viene a prendere Roberto. A dopo, ciao. Ciao, c'è anche William, e Ciao. siamo tornati da un pezzo, abbiamo già fatto spesa e tutto eccetera, vero mamma? Siamo andati a Lidl e cosa hai mangiato per merenda? Io Ecco, cosa abbiamo mangiato? le patatine, quella brigata. Adesso le Adesso faccio ve le faccio, ve vedere. le fa vedere, dai, fai vedere. Tanto che si apre, Ma... eh. E quelle rotonde, sapete quelle rotonde gialle al formaggio? Queste però al gusto pizza, ho mangiato un po' di queste. Sarebbero Pure queste io. qui. Gliele faccio anche aprire No, così. no, vieni qua. Queste qua praticamente. Wow! Infatti gusto pizza. Infatti me Aspetta. la faccio, non sapevo una. No, perché ho mangiato fino adesso, basta, Va mamma. bene. E merenda, vabbè, ho mangiato poco. Stasera cosa mangiamo per cena, mamma? La pizza forse. Forse, ma penso più di sì che no, mangiamo la pizza. Io mi sono messa praticamente la molletta dietro, non sto male così. Ho messo solo un po' di Piccola. mascara, matita, sto rossetto qua, quello opaco, ma mi sta andando via perché ho mangiato. Adesso aspetto Roberto che finisce a mettere a posto la spesa, che era di cinesi che devo comprare per lui un po' di pantaloncini o maniche Lo so, estive. è andata dai cinesi. Lo so, ho tanto che rompere le merendine. Oh, scusate. Lo so, mamma, però ti devo comprare un po' di robetta. Qui c'è la patata, Lady. Ma c'è patata giù, patata. C'è patata? C'è patata?
C'è Willa che fa lo sciapo. Dai, fa serio, mamma. Faccio serio. E non, non ho ripreso prima perché non c'ho voglia in macchina. Oh. E ho ripreso adesso. Anche roba, perché... Aspetta, Willa. Sto cercando di riprendere un po' di meno oggi pomeriggio, che voglio prendere più stasera, se riusciamo. Perché stasera andiamo a vedere Francesco Gabbani, quello che ha cantato Accidentale Scrarma. Scrarma? Scarma! E Fra le grandi telegranate. Quella pure è bella, sì, estate, quella lì nuova. Na 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 na, na 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 na. Vabbè. Na na na, dove siete? Dove allora, state? Qui... Chi state bene? E basta! E oh, ho finito. Na na na. Dai, va bene, niente, ci vediamo più tardi. Ciao. Eccoci qua, siamo adesso di casa. Ciao. Davanti c'è William Roberto. Se, vabbè, saluta. Basta, ho ripreso. E, io sempre con la mollettina. A me i capelli non mi danno fastidio, che ogni volta non so mai come metterli. E niente, stiamo andando a piedi stavolta. E allora giù c'è casa di Roberto. Stiamo andando a piedi perché col fatto che ci sarà un sacco di gente, perché ce ne starà tanta tanta, e quindi non si sa, e quindi non si sa, capito, se ci sta al parcheggio o meno. Allora non c'è proprio, e quindi stiamo andando a piedi, famo prima, ci vorrà una decina di minuti andare a piedi, e almeno famo una camminata e digerimo pure, che io ho preso la pizza ancora un po', ce l'ho qua dentro lo stomaco. Mamma, mi sa che è meglio che prendi questo pezzo, perché sennò dopo... No, perché? Mamma mia, William, qua c'è, mamma. Palle di fiolo. Sì, col video devo fare tutta cammina. No, vabbè, adesso un attimo. No, no. Dopo adesso prendo un po' qui, poi no, prendo un po' dopo. Se mi fa parlare forse sì, dopo sacco. E niente, pensavo di almeno digerimo anche un pochino. Ti piace una birretta per il viaggio? Sì, Roberto, poi ti piace una birretta per il viaggio, mio fiolo. Che cacchio ne so io? C'è sto rossetto che spicca. Se e niente, adesso vi lascio, sì, purtroppo qua c'è in mezzo, c'è la strada, c'è la traversata e tutto. Ci vediamo dopo quando ritorno, così vi faccio vedere, cioè quando ritorno, quando arriviamo giù in città. Cioè, ma anche... E così vi faccio vedere. Dai, Willa, può parlare. Che c'è? Ma anche dopo, ma prima di dopo, adesso lo sto dicendo, che adesso arriviamo là, adesso io qua stacco. Aspetta, appena, zitto, appena dopo arriviamo là, praticamente, ecco, vedi, adesso dobbiamo attraversare. Dammi la mano, Willa. Vai, corri. Scusate, ho attraversato. E niente, praticamente... Posso dire una cosa? No, aspetta. Non so come va a finire. E quando arriva sicuro Roberto sta di sicuro va a finire così, che quando te andiamo a piedi ha detto fine serata sicuro mi tocca venire su a casa da sola a piedi, più alla macchina veniva più, no dai, speriamo di no, che ha famo, boh. Vabbè, e niente, adesso ripeto, andiamo appena arrivati là, io adesso qua vi stacco, che c'è la strada, la moto. E quando arriviamo là, dopo vi faccio riprendere, insomma, un po' la festa, quello che c'è, così sì, ce la faccio, penso roba. Di sì. Dai, di. Devo dire. Andiamo dopo. Ciao! Ah. Thank you.
anche tu, dai, ci vediamo in diretta. Mi finirò così in diretta? Vai, ci spero anche te. La prossima canzone di me. Ci sono anche io spero che faccia vedere, diciamo, il momento di vivendo insieme. E Cori, Davide, Cipo, Cipo Almini. Marziani, rettignani, oh my darling, sassone, vento, e tu mi impatti, e provo a non c'è stati, oh my darling, fortuna abbiamo tutti, che mi salvi, ma direi, fa pagare.
vita, ma fermità non c'è più. Ci vedete no? Mezzanotte e 40, siamo tornati a casa e adesso sto qui fuori al terrazzo a fumarmi una sigaretta. Scusate per il buio, ma c'è la luce. Se vuoi venire, vieni. C'è la luce di dietro la camera, sta venendo William. Dove? Vabbè, arriva. Eccolo. Però dai, fammi fare il video per me, però, mamma. Mi metto qui. Se mette su tutta la sdraia, lo vedete? Oh, mi sa. Vedi. Parla piano, c'è la gente che dorme, è l'una. E avete visto il concerto? È stato bellissimo, è stata una mazzata. Quando cantavo Occidentali Scarma, io Occidentali Scarma, se sentiva mia cantare su... parla piano. Se sentiva nel video, perché io l'ho fatto fare Roberto, che io ho preso il cellulare mio per fare il video. Ho praticamente zoomato, però non si vedeva niente. Alla fine me l'ho fatto Roberto, ho fatto un bel video, proprio che prendeva bene a Gabbani. E praticamente vi racconto che quando siamo arrivati c'era un sacco di gente, non si passava in mezzo alla gente, dalle spinte, perché mio papà mi è più nervoso. Aspettate, no, che ho buttato la cenere e cosa che scalda la sigaretta. E, scusatemi, vedete la riga qua nera perché c'è la ringhiera qua praticamente, non so se la vedete, vabbè, comunque. E è stato forte perché siamo andati dietro un casino di gente, non ce la facevamo più, i piedi male. Siamo andati giù a piedi e mi sa che avevamo fatto bene perché era proprio pieno con le macchine, infatti non c'era manco un parcheggio, ne manca pagarlo. Dopo alla fine siamo arrivati, c'era tutto questo pieno di gente lì a camminare in mezzo alla gente in casino, però la gente pure con i passeggini, te porti i passeggini, cioè voglio dire, c'è un bambino piccolo, lo porti in concerto, muore pure di caldo, porfio, tutti ammucchiati. Io mi stavo sentendo male, mi sono messa, dopo alla fine ci siamo riusciti a sbucare via da tutto quel mucchio di gente, sapete, no, come concerti lì in mezzo, proprio uguale stavamo. Siamo andati un po' più là, che c'era tipo una barriera dove sotto c'è il fiume, diciamo, il muretto dove sotto c'è il fiume. William, stai, sto fumando.
Dopo ti faccio salutare, mamma. Così loro, sanno anche l'opinione tua. Così loro sanno anche cosa pensi di Gabbanio. E mi sono messa a sedere lì vicino all'ambulanza. Roberto mi ha dato a comprare, ho comprato due bottigliette dell'acqua. Ho bevuto un sacco stasera, perché io sono un tipo che è difficile che bevo, che non bevo mai, sinceramente. Ho bevuto un sacco, ho finito due bottiglie d'acqua, due bottigliette. Dopo da lì siamo andati più giù, abbiamo visto questi due vigili praticamente che stavano sotto un arco che non faceva passare la gente, era solo l'uscita. Non faceva passare perché andavi sopra e lì c'era proprio il palcoscenico dei Gabbani, no? Dove c'era la gente. Però noi ci siamo alla fine, ci siamo messi lì perché la voce dei Gabbani si sentiva meglio. Si sentiva meglio perché dove stavamo prima non si sentiva nemmeno la voce sua, proprio soffocata era, non si sentiva bene. E alla fine ci siamo messi lì, così si sentiva. È arrivato il sindaco di Senigallia, che è un signore. Siccome Roberto lo conosce, gli ha detto, insomma, gli ha detto se ci faceva entrare così. Gli ha detto anche di un'amica di Roberto, che è grande, che faceva fare i compiti a Roberto, insomma, quando era piccolo. Che lei cos'è? Sindaco? Com'è che si chiama? È un assessore, lei. E siccome Roberto lo conosce, ci ha fatto passare. Allora tutti contenti siamo passati, siamo passati dentro a sto arco, diciamo, c'era salitina, siamo arrivati su, ti vedi il palcoscenico, però no, per dritto, come avete visto voi prima, per così, per orizzontale, diciamo, quindi di fianco al palcoscenico stavamo, c'era la gente lì, l'ho visto bene, Gabbani, insomma, era quasi dietro al palcoscenico, diciamo, insomma, stavamo, però comunque l'avete visto il video, come ha ripreso Roberto, l'avete visto. E se sente la voce mia sottofondo che canto c'è vent'anni scarma, vabbè. Però è stata una bella esperienza, è stata una mazzata. Willy è stato contentissimo di aver visto Gabbani, perché è stato proprio contento. E io pure, tantissimo, che a me piace troppo lui. E praticamente è stata una mazzata, però ecco, vi ripeto, è stato bello tanto. Poi lui a me piace tantissimo, è stato bellissimo. E William dopo abbiamo preso una sedia che c'era lì e si è messo in piedi, che se no lo vedeva, c'era tutta la gente alta 20 metri, almeno lui si è messo sopra la sua sedia e vedeva Gabbani, poi si è messo a ballare, insomma, si è divertito anche William. E altre cose, se vedete, non ho ripreso tanto oggi pomeriggio, ho preso proprio poco perché volevo più fare stasera, insomma, riprendere meglio stasera il carter raduno. Non avete visto tutto, intanto ci sono andata purché altro per vedere a Gabbani. E quindi avete visto solo il concerto di Gabbani, se no c'era anche un po' di bancarelle, ma proprio poche, e c'era un sacco di gente, insomma, vi ripeto, i negozi tutti aperti erano, eccetera. Però io ero concentrata, più questo vlog l'ho fatto proprio apposta per vedere a Gabbani, ecco, per vedere a lui, insomma. Capirai adesso quando ci sarà Sambra Giammure Germa al Met, andavo a vedere pure lui un'altra mazzata, perché dopo ritorna, ti hai detto che veniva anche Ermal Met al Sambra Giammure. Oh, te me l'hai detto! Ma non l'ha mai detto! Come no? Mamma, le sogno le robe? Sì, io non l'ho detto. Mi per culo. Oh, mamma! Quanto sei stronzo? Mamma, te lo dico anch'io, non l'ho detto! Ma ti ricordi che pure a te te l'ho detto? No, dai, io mi sto invecchiando allora. Sì, ma ti ricordi che te, chi te l'ho detto pure a te, che te ci sta anche Ermal Met, al Senigallia, al Summer Jamboree? Non! William, te l'ho detto a te! Roberto non l'ha detto mai. No, Roberto non l'ha detto mai. Io non so se mi stai per culo o no. Sei sicuro? Io mi ricordo che te mi hai detto che te a Sambra Giammure c'è anche Ermal Met, mi hai fatto. Che c'è anche lui, fa il concerto. Allora non c'è Ermal Met, non viene? Cioè, no, ti giuro, io mi ricordo ben bel po' sta roba. L'ho detto anche a loro, i miei iscritti su YouTube. Vi giuro, ragazzi, allora scusate, niente, Ermal Met, niente. Quindi non c'è. Che cacchio ne so? Niente, io convinta che c'era Ermal Met, boh, sarà vecchiaia, ragazzi, 28 anni, sì, ma. Vieni qua. Vieni qui, lo so, parla piano. Sì, vabbè, racconta loro com'è stato, dai, Summer Jam. Sì. Com'è stato. Dai, dai, non fa lo sciapo. Com'è stato? Come è stato coso lì, Gabbani? Ti è piaciuto? Non ti è piaciuto? Bellissimo. Parla piano, bellissimo. Tanto. Niente, dai, William. Io sono spiegato. Allora, niente, io vi saluto. Cioè, vi salutiamo tutti quanti. Da Roberto starà, non so, vedete la gamba? Aspetta. Vabbè. Sta sdraiato del letto.
Niente, noi vi salutiamo, vero mamma? Amore. E io spero che questo video vi sia piaciuto, è tanto che un pezzetto ormai, guarda che aereo, guarda, guarda, guarda. Lo so. È tanto che non è l'aereo. Sì, sì, è aereo. Era un pezzetto ormai. Ah, sì, era un pezzetto ormai che non facevo i vlog, ve l'ho detto già anche stamattina. E così sono stata contenta di averlo fatto per una cosa anche concreta, diciamo, vi ho fatto vedere un po' il concerto, ecco, di Gabbani, di Francesco Gabbani. Niente, io spero che vi sia piaciuto veramente. Se è stato così, spolliciate questo video, mi raccomando, sotto nei commenti, non so, fatemi sapere se vi è piaciuto questo vlog, se è stato di vostro gradimento o meno, se vi è piaciuto vedere, sì, se è venuto vedere, no, William è sporco, il concerto di Gabbani, se vi è piaciuto, insomma, sotto i commenti mi fate sapere. Niente, io vi lo saluto, vi mando un bacio. Ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!